Ciao a tutti! Oggi un nuovo video a tematica cinema e vi parlerò di un film che attendevo da una vita. Praticamente da quando è stato annunciato, il trailer sembrava una roba fatta apposta per me e soprattutto il suo regista, Harry Esther, è un autore che mi ha veramente convinto con il suo lungometraggio d'esordio dell'anno scorso, ovvero Hereditary. Harry Esther, diciamo che si sta distinguendo sempre di più con una visione personalissima del genere horror, un genere che per molti è dato come morto e sepolto e che invece in questi anni sta mostrando tantissime nuove narrative, diciamo tantissimi nuovi modi di incutere angoscia, ansia o di trattare determinati argomenti. Io penso solo a The Witch, It Follows, tutti questi film che in un certo senso diventano delle perle in grado effettivamente di prendere binari nuovi per quanto riguarda il genere. Un genere che molto spesso è sottovalutato e che invece sa veramente colpire con naturalmente la giusta poetica, il giusto sguardo, e i film di Ari Aster sono proprio tra questi. Sono decisamente due filmoni. Ora, Harry Esther ha un approccio che può piacere o non piacere, nel senso che se cercate degli horror veri e propri, proprio i che seguono uno schema classico, i suoi film probabilmente non vi piaceranno, ma allo stesso tempo sono opere in grado di essere apprezzate da un pubblico che invece col genere non ci va molto d'accordo. Il suo approccio al cinema è decisamente radicale, anche estremo a tratti, ma non estremo da un punto di vista di crudeltà o di violenza, quanto dal punto di vista di scelte di narrazione. Gioca molto anche sull'astratto, sull'evocativo e sull'allegoria, quindi siamo decisamente più dalle parti del cinema d'autore. Ad esempio, Midsommar, in un certo senso, con un sottotitolo infelicissimo, perché in italiano il sottotitolo è Il villaggio dei dannati, con buona pace di Carpenter, ecco, non c'entra nulla, deve chiamarsi Midsommar e basta, anche se capisco le esigenze di marketing, con la conseguenza però che io l'ho visto al cinema con almeno una trentina di quindicenni che erano scioccati da quello che stavano vedendo, pensando di andare a vedere un film horror che facesse paura, che dicevamo, ma che cagata è questa qui? Ora, io non voglio giudicare perché effettivamente Midsommar non è un film semplice, anzi, non è neanche un horror nel senso stretto del termine. Con Midsommar siamo dalle parti del cosiddetto folk horror, un sottogenere dell'horror che a me piace tantissimo e che, diciamo, riguarda l'horror del folklore, delle tradizioni, ma anche del lato oscuro delle tradizioni, legato, che so, al paganesimo. Pensiamo a The Wicker Man, un cult degli anni 70, poi rifatto in modo osceno negli anni 2000, in uno scult totale con Nicolas Cage. Ve lo consiglio se volete un film trash, il remake di The Wicker Man. Siamo in quelle parti lì con Midsommar, e Ari Aster prende ispirazione ancora una volta dopo Hereditary da un suo periodo della vita in cui si sentiva effettivamente maledetto, dove un periodo della vita in cui si assommavano lutti, perdite, disgrazie, e lui si sentiva effettivamente colpito da una maledizione che ha trattato in Hereditary, che alla fine era un film su una famiglia colpita da una tara, se vogliamo, quasi occhieggiando alle storie greco-antiche, questa idea della maledizione che colpisce genitori e figli, per dire. E là c'era l'horror, serviva sostanzialmente da allegoria per parlare di famiglie disgregate. Qua sì, l'horror, diciamo, è una chiave ancora più astratta, perché il sovrannaturale
si perde, è tutto molto più sussurrato, molto più sottopelle quello che avviene in Midsommar, decisamente più psicologico anche. E in Midsommar appunto si parla più che altro anche qui di perdita, di paura di stare soli, di solitudine, paura della solitudine e soprattutto di crisi di coppia. Quindi il focus dal nucleo familiare si restringe a due persone che decidono di stare assieme anche quando non stanno effettivamente assieme. E in questo senso i due protagonisti sono allegorici anche solo dai nomi che portano, e questa cosa mi ha colpito decisamente. Ad esempio, lei si chiama Dani, e Dani significa Dio giudicherà. Il nome, l'etimologia del nome Dani. Lui, che non ha bisogno di spiegazioni, si chiama Christian, ovviamente. E sono una coppia, diciamo, atipica, ma allo stesso tempo molto comune. Non ho idea di quante coppie esistano effettivamente così, ma ne ho viste tante. Ad esempio, lei è una ragazza che sta attraversando un periodo di disperazione totale, di fortissimo dolore. Ha perso la sua famiglia in un botto, e diciamo che riserva tutta la sua paura di stare da sola su Christian, effettivamente. Anche se noi sappiamo bene che Christian è un fidanzato disattento, è un fidanzato che comunque la vuole lasciare, ma non la lascia semplicemente perché lei sta attraversando un brutto momento, e quindi un rapporto decisamente debole che si alimenta da solo, diciamo, che i due vogliono alimentare senza guardare effettivamente nella propria interiorità. E i due, diciamo, vengono, grazie all'invito di un amico svedese, invitati in questa sorta di villaggio dominato da rituali e tradizioni pagane, chiamato Arga, che si trova nel nord della Svezia. Un luogo decisamente inquietante, ma allo stesso tempo con un certo fascino altro. È un film dove proprio i protagonisti americani, alcuni dei quali addirittura proprio cafoni, si trovano a faccia a faccia con una realtà completamente diversa, una cultura totalmente diversa, dove loro hanno perso la bussola e si trovano effettivamente dispersi, ma allo stesso tempo continuamente coinvolti all'interno di questa comunità, dove ovviamente avverranno cose molto spiacevoli. Però in realtà il film gioca molto sull'ambiguità dell'orrore come anche visione personale di ciò che è bene e ciò che è male, soprattutto all'inizio. È un film che ha bisogno dei suoi tempi, infatti dura più di 2 ore, 2 ore e mezza dura alla fine. È un film che è lento nel giusto modo, è un film che segue proprio un approccio rituale e che ci accompagna effettivamente alla scoperta di un orrore, ma molto strisciante. E la cosa sicuramente più bella dal punto di vista visivo, innanzitutto la regia è pazzesca, veramente ben fatto. C'è proprio il momento in cui i protagonisti in macchina attraversano, diciamo, la strada che li porterà verso Arga, e c'è proprio la prospettiva, cioè l'occhio della camera che ribalta tutto, e noi vediamo la strada testa in giù, ed è uno stratagemma che mi ha ricordato Nosferatu di Murnau, il classicone, dove per l'ingresso al castello Murnau aveva utilizzato la pellicola in negativo, e quindi anche qua c'è un rimando si sta entrando in una logica diversa, in un altro mondo, in un'altra, forse all'inferno addirittura, sicuramente all'inferno dei nostri protagonisti. Ed è un film anche sulle percezioni. Ad esempio, tutto ciò che di assurdo succede alla fine è dettato dalle sostanze psicotrope, o comunque da allucinogeni, che in questa comunità vengono offerti continuamente proprio per abbassare le difese, tornare quasi a uno stato di istinto naturale. Un istinto naturale che però è difficile da gestire quando si ha un modo molto razionale di gestire, ad esempio, la vita e addirittura i rapporti umani. Rapporti umani che
si valutano proprio anche a livello di burocrazia sotto certi aspetti, con determinati passi, rituali effettivi. E non è un caso che il Midsommar parta proprio col compleanno di Dany, quindi da un rituale privato, un rituale che viene che è tipico del background e della cultura dei protagonisti, che coincide col rituale effettivamente pagano di questa comunità. E però in realtà il paganesimo diventa una cifra, o comunque un espediente, un mezzo attraverso il quale noi seguiamo, soprattutto il punto di vista di Dany. Diventa una sorta di risposta alle problematiche di Dany. Dany, che è l'unica dei personaggi americani che conosciamo effettivamente a fondo. Per quanto Christian abbia uguale importanza a livello di azione all'interno del film, è un guscio vuoto sostanzialmente. Christian è proprio un uomo che si lascia trascinare, non ha una forza di volontà vera e propria. Di Dany invece noi sappiamo tutto e condividiamo tutto, sentiamo proprio il suo dolore, così come anche la comunità in cui arriva da ospite sente il suo dolore. C'è una scena stupenda, chi ha visto il film lo sa, in cui il dolore di Dany viene condiviso in comunità, il nostro dolore è il tuo dolore. E in un certo senso il paganesimo di Arga diventa effettivamente un esorcismo al male che si è impossessato di Dany, ma dove il male non è Satana, ma il male è il dolore, il lutto, il terrore di stare da soli. È un film che ragiona molto proprio anche sulle logiche delle relazioni umane e del nostro saper dare un valore alle relazioni, e in un certo senso a me ha colpito molto. È un film che non lascia indifferenti, quindi può piacervi o non piacervi, sicuramente va visto al cinema perché è un'esperienza straordinaria. È bello poi vedere che sia un horror così luminoso, anzi, faccio fatica a definirlo horror, è più giusto chiamarlo psychological drama. Un dramma psicologico, un melodramma psicologico addirittura, dove visivamente ti colpisce a livello anche di sonorità. La musica è di Haxan Cloke, che è un musicista elettronico che mi piace tantissimo, quindi una combo fantastica, ma è proprio un film luminoso, esattamente come Il sole di mezzanotte. In questo film definito horror non ci sono quasi ombre. È tutto proprio alla luce del sole, eppure siamo in grado di sentire questa paura strisciante. Ho apprezzato molto anche che i pochi interventi splatter all'interno di questo film avessero comunque un certo gusto dell'artigianato, che mi rimandasse un po' agli horror anni 80, di Lucio Fulci, ad esempio. Quei pochi che si vedono sono comunque raffinati, gli effetti, ma guardano molto a quel tipo di estetica. Mi sono piaciuti molto, così come mi sono piaciute le interpretazioni, in particolare Florence Pugh, la protagonista che interpreta Dany, è stata spettacolare, semplicemente. E quindi ovviamente vi consiglio Midsommar. Fatemi sapere se l'avete visto o non l'avete visto, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!